Buonasera Presidente, insomma l'arbitro Di Bello divide non solo i giocatori di cui abbiamo sentito poco fa, ma insomma anche lei è sceso visibilmente infuriato. Questa partita l'ha decisa l'arbitro e la devono smettere, perché se l'arbitro ha avuto una svista, che ci può stare? Perché non è stato toccato, Silvestro è stato toccato, il quarto uomo cosa ci sta a fare lì? Non mi potete, ma non possono mandare via una partita che ce la stavamo giocando. Giocando mi mandano via un difensore centrale e mi falsa tutta la partita. Ringrazio il signor Di Bello, però la devono piantare sempre addosso a noi. La devono smettere, deve cambiare questo sistema. Questo sistema deve cambiare. Ha dato 5 minuti, a tempo quasi scaduto, abbiamo preso il secondo gol. E allora potevate dire che stavamo a casa, perché abbiamo fatto una grande partita. Una grande partita e sono veramente incazzato. Michela, riferisco perché da bordo campo ascoltavo anche le dimostranze della panchina del Napoli verso il quarto uomo sull'entità del recupero. Il quarto uomo rassicurava dicendo che certe perdite di tempo, forse fisiologiche, forse no, che erano avvenute nella partita sarebbero state recuperate ed è per questo che poi il recupero è stato di 5 minuti. Però insomma lei mi pare di capire che insomma, non la soddisfa questa spiegazione parziale che posso dare io solo per ecco, essere stata testimone. Vorrei solo dire una cosa: se lui mi espelle un giocatore che per me è un centrale di difesa importante ed esperienza, che mi sfalsa tutta la partita, ho già perso. Ho perso perché se c'era l'espulsione, il chapeau non l'ha toccato. Non l'ha toccato. La rivediamo insieme perché c'è Mauro. Guardatela, Cioè, la guardatela rivediamo e insieme a lei. facesse mia colpa, perché 8 fuori gioco non ha fischiati. 8, gli do proprio la sequenza. Ma Mauro. basta, no? Mettiamo le moviole in campo e mandiamo via sti arbitri dalla FIGC. Mauro, rivediamo l'episodio. Buonasera Presidente, Buonasera. la mia serata è molto facile dinanzi alla sua arrabbiatura. Andiamo all'episodio, è il minuto 61. Guarda, l'ha toccato? Andiamo, rivediamo bene dalle Riguarda, immagini. riguardato bene, se ho c'è malocchi delle bambole. Guardate, guarda, ha toccato? Presidente, ascolti un attimo, dalle immagini che abbiamo non sembra che Silvestre tocchi mai il portiere del Non ha mai Napoli. toccato, non ha Non, mai toccato. sembra che non lo tocchi Guardate. mai e quindi la seconda E allora ammonizione. perché me l'ha espulso? Perché probabilmente dalla visuale Potrebbe dell'arbitro. venire, dovremmo cambiare le regole, il signor arbitro dovrebbe venire qua e spiegarci questa cosa. Ce la dovrebbe spiegare perché l'errore umano e ci sta, ma sempre con noi. Ecco, l'ha già detto due volte, sempre contro di noi. Io ho sempre parlato bene degli arbitri, non c'è gara senza arbitri, ma però quattro voi, sospetto fuori gioco, 5 minuti, ma l'episodio degradante che non lo tocca e me lo espelle. Ma non si fa, è il quarto uomo, cosa fa? Perché non gliel'ha detto? Posso parlare, Presidente? Lei può fare quello che gli pare, tanto poi la partita l'ho persa e 3 minuti mi dà più, i 3 punti mi dà più nessuno. L'episodio che abbiamo visto è veramente controverso. Potrebbe essere anche Cos'è? difficile, è controverso, potrebbe essere Ma anche che vuol molto dire? difficile per il... Ma che vuol dire, scusi? No, lei mi deve Difficile, è spiegare un che vuol episodio dire difficile, controverso. è un O episodio lo tocca o difficile. non lo tocca. Lei quando va a casa o bacia sua moglie o non la bacia. Che vuol dire controverso? Presidente, Michela, di qualcosa a sto signore che non ho capito che dice. ma non ho ancora detto niente, Presidente, per quello E che mi non ha dice capito. controverso, mi scusi. Sì, è un episodio che è difficile, ma il direttore di gara l'ha sbagliato. Perché? Perché il contatto tra Silvestre e Reina non c'è mai stato. Quindi la seconda ammonizione non ci doveva essere, ha sbagliato, l'espulsione è un errore dell'arbitro e non ho altro da dire. Meno male, tutta la verità. Però quell'espulsione ci ha sfalsato la partita. Tutto qui dico, non è che sto dicendo cose diverse, eh? Massimo Paganin. Sì, buonasera Presidente. Ciao. No, capisco la sua arrabbiatura proprio Ma no, perché dai, ormai. ma stavamo facendo una bella gara, dopo i complimenti ai ragazzi. Magari forse andavamo magari a un punto per uno, uno per uno pari, era giusto, no?
ci poteva stare, assolutamente. Eravamo tutti contenti, aveva fatto l'errore, adesso io non stavo qui avvelenato, ma però così non si fa, non si può. Bisogna trovare dei mezzi che aiutano l'umano a non fare questi errori madornali, punto. Purtroppo lei lo sa che nel calcio ci sta che l'arbitro possa sbagliare. Io credo che debba ripartire dalla prestazione della squadra, che è stata una prestazione veramente ottima, fatta di grande calcio, di grande pressione. Sono stati asfaltati questi. E quindi credo debba ripartire da lì, fare i complimenti sicuramente alla sua squadra, purtroppo degli episodi così. I miei sono stati impeccabili. I ragazzi oggi hanno fatto la loro partita, siamo venuti qui, ce la siamo venuti a giocare, perché questo è lo sport. Se perdevo la partita in 11 o che i sospetti fuori gioco, e quello che non alzava, che mai la bandiera, c'ha il braccio gessato, non alzava mai. Dai, ne la faccio più, e saluto. Cosa dobbiamo aspettarci dal mercato della Sampdoria? Lei di solito ci ha abituato a mercati scoppiettanti. Che devi fare? Cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato? Guarda che se non c'è lì, come compravo da Messi, mi compravo tutti, così almeno non c'erano arbitri che tenevano, guarda. Perché perdere una partita così è vergognoso. Ciao Michela, buon anno. Grazie al presidente Ferrero.